Bella a tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Ark Survival Evolved. Allora amici, proseguiamo la nostra serie su Ark. Sì, lo so, state vedendo a schermo un po' di cose strane. Tra pochissimo vi spiego tutto. Prima però lasciatemi fare qualche piccolissimo ma doveroso saluto a Pantera Rosa 88, al buon Joker, a Boy Devil 85, a Vincenzo Paneduro e a Roby Di Salvo, che seguono, diciamo, molto molto costantemente la serie, mi commentano sempre, dandomi anche un sacco di consigli utili e suggerimenti. Quindi grazie mille ragazzi, continuate così e ovviamente aggiungetevi anche voi che state guardando, mi raccomando, spollicciate con un bel like, condividete e ovviamente commentate, datemi un bel po' di consigli. Allora, siamo in una situazione, come avete visto all'ultimo gameplay, veramente difficile, perché mi trovo in questa zona col bioma innevato, per cui ho dovuto appunto fare questa schifezza assurda. Sì, adesso vi dirò anche dell'Argentavis. Praticamente ho dovuto fare questa schifezza assurda, manco ci passo dalla porta, perché ho fatto praticamente questa recinzione, la coda del mio UT ranno che spunta da ovunque, perché come avete visto ragazzi ci ha attaccato l'universo e è una zona in cui ci attacca veramente veramente l'ira di Dio. È pieno di lupi, di cinghiali, di altri UT ranni che mi hanno attaccato, guardate, un disastro. Quindi cosa ho voluto fare? Per fortuna qua, come vedete, le risorse non mancano, ho costruito al volo questa specie di recinto orrendo, tutto storto, ma l'ho dovuto anche costruire di fretta tra mille attacchi. Dopodiché, guardate là, ecco un altro UT ranno, un altro ce n'è, ma porca di quella porca, ho appena finito di dirlo. Comunque ho dovuto appunto costruire questa cosa per proteggere il mio UT ranno, perché sennò faceva veramente una brutta fine. Dopodiché sono appunto andato lassù, dall'altra sponda praticamente, ad addomesticare questo Argentavis. Lo so che qualcuno di voi mi aveva detto di tamarne uno di livello alto, ma ragazzi, la prima che ho trovato mi sono dovuto prendere, perché come vedete questa zona è veramente piena di schifezze che ci vogliono fare la pelle. Quindi non potevo avere il tempo di cercarmi un Argentavis migliore, anche perché sinceramente neanche c'era. Adesso qua io ho paura che lo UT ranno si sia avvicinato. Sì, guardalo, guardalo lì, guardalo. Ah, ok, questo lo dobbiamo uccidere subito ragazzi, perché sennò, ok, uccidiamo anche i Carno, via tutti i Carno, intanto che sono distratti. Eccoli che arrivano, che sono ancora busta. Mamma mia quanto siete cattivi. Aio, aio, aio. No, mi state facendo molto male, mi state facendo male. Ma porca, ma porca. Ecco, ho ucciso il mio Argentavis. No, vabbè, io ragazzi non ci voglio credere, ma per fortuna ho fatto comunque quello che dovevo fare. E vabbè ragazzi, ho perso un altro Argentavis e siamo a due. Grazie Ark, ma quanto ti voglio bene io in questo ultimo periodo. Ma veramente, ma quanto ti voglio bene. Vabbè, comunque per fortuna sono già riuscito a fare in realtà quello che volevo appunto fare. Allora aspettate un attimo, fatemi calmare, perché veramente qua è difficile. Mi sono fatto anche un piccolo armadio per buttarci dentro un po' di roba, perché mi pesava sinceramente averla addosso, anche sta roba. Per adesso la lascio qua, poi mi piglierò a questo punto un altro Argentavis e verrò qua a prendermela. Avevo già ucciso un altro tiranno che mi ha dato un polmone di UT ranno, non mi chiedete a cosa serva perché non ne ho la più pallida idea. Comunque l'Argentavis me l'ero presa perché sono tornato alla mia base, mi ero risistemato l'attrezzatura e l'armatura che già mi hanno di nuovo semi devastato adesso, e in più appunto ho fatto la sella per il nostro UT ranno, per poter cavalcare lui tornando a casa, perché se no, come detto, non mi fidavo a lasciarlo andare sinceramente da solo, perché questo attacca chiunque e ci fa una bruttissima fine, perché è anche a livello abbastanza orrendo. Quindi gli buttiamo su ancora un po' la salute, che è meglio. Ti do anche la Primate, guarda, così almeno c'hai da mangiare per un po' e non stracci le giberne. Allora, proviamo ragazzi, proviamo. Sarà veramente dura. Ok, ci metterò le mille mila ore a ritrovare casa mia. Ma quanto siamo distanti? Beh, ok, se mi carichi le texture, grazie. In realtà neanche tanto, In realtà non siamo neanche tanto distanti, perché dovrebbe essere sempre seguendo il corso qua del fiume. In realtà, ah no, però adesso devo andare, mi sa, proprio qua dentro, mi devo addentrare
Cos'è? No, 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 non mi puoi fare questo, no, no, ok, ho visto un alfa. Arche, ma seriamente? Ma seriamente? C'è un T-Rex alfa di là? Via, 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 ma proprio via alla velocità della luce. Ma proprio via alla velocità della luce. Guarda che forse vuol venire qua, no, no, Arche. Dai, non mi fare incazzare, Arche, ti prego. Che, ok, no, si è fermato lì. No, vabbè, ma c'è pure il T-Rex Alfa? No, ma sei veramente carogna, Ma sei veramente tanto carogna. Però, vabbè, dai, ce l'abbiamo anche fatta, mamma mia. Mamma mia, guardate, lo scorso gameplay, peraltro vi ho tagliato un casino perché credetemi ho registrato più di 3 ore praticamente, peraltro anche in giorni differenti perché poi visto il mio tempo ho dovuto anche registrare in giorni differenti, ma veramente, veramente è stato qualcosa di devastante, veramente non ho mai fatto una cattura così difficile e così traumatica. Come avete visto, sono stato veramente a uno sputo dalla morte in un sacco di occasioni e non so neanche come ho fatto a sopravvivere, sinceramente. Vedete qua quante perle silice che ho, per fortuna, perché la sella di sto coso me ne ha richieste un fottio, ma guardate qua, sotto l'acqua ce n'è una marea ed è praticamente strapieno tutto il corso d'acqua, guardate che roba. Queste, quelle che brillano sotto l'acqua sono tutte perle silice, quindi insomma per fortuna che almeno in quello abbiamo avuto una piccolissima botta di culo, almeno in quello ragazzi. Quindi noi in teoria col tasto destro possiamo... Che cavolo è sto coso? Ok, ho provato l'attacco con il tasto C, non ho assolutamente capito cosa abbia fatto, non so se anche qua spaventa o cosa fa ai dinosauri, perché lo spavento dovrebbe essere col tasto destro. Col tasto C, francamente, non so che effetto possa avere sui dinosauri. Adesso sarei curioso di provarlo. Quindi andiamo un attimo qua. Proviamo. Ah, no, è proprio un colpo alla fine. Ma non ci attacca? Perché non ci attacca che l'abbiamo anche colpito questo qua? Non ci attacca nessuno. Con questo li spaventiamo. Vedete che infatti li abbiamo spaventati e scappano via. E questa è una cosa indubbiamente molto molto utile. Guarda la pantera che attacca il Dedicuro. Ma maledetta pantera rompipalle. Attacca a me che voglio far livellare un po' il mio Yuttiran. Ma scappa, Non c'è il coraggio di attaccare. Ah, adesso ce l'ha il coraggio. Ah, l'hai preso il coraggio adesso. L'hai preso? E invece ci muori. Ci muori male. Ma ammazza, era di livello 70? Porca di quella miseria. Cacchio, saperlo me la tamavo io a livello 70. E vedete che si vede che ha aumentato la difficoltà. Vai assolutamente su sulla stamina perché... Sì, sei contento. Tua sorella, te l'ho già detto nello scorso gameplay, mi sei costato veramente i traumi più completi per riuscire a pigliarti. Cacchio di dinosauro. E Rex non me ne spuntano più, cioè mi sono spawnati l'esercito di scorpioni di Raptor, ma boia di quel boia di Rex non me ne spona più manco uno. Adesso che mi servono, ciao scorpione. Ok, facciamo fare intanto un po' di scorpioni che così facciamo levellare almeno questo, visto che non abbiamo più i T-Rex. Poi vabbè, i T-Rex li andrò anche a riprendere, ovviamente. Ok, quello l'abbiamo segato e questo l'abbiamo segato. Va bene, dai, piglia un po' di chitina. Ah, prende anche un bel po' di chitina però, Buono. Buono così. Raptor, cortesemente, mi può venire un attimo? Che avrei da dirle due paroline. Ma ci devi morire male. Beh, dai, livello 24 non era neanche male sto Raptor. Ok, altri due Raptor e un altro po'... Cioè, un'altra pantera. Figo però. Bello però, lo Yuttiran è figo, Mi piace molto l'abilità che ha appunto nello spaventare i dinosauri, è una cosa estremamente utile, e il fatto anche che li butta lontanissimi, loro neanche riescono ad attaccarci. Raptor livello 36, Buono così, questa tigre? Ma sì, se riuscissi a prenderla magari non sarebbe neanche... Guardate dove la butta, guardate che voli che gli fa fare, cioè non riescono a colpirci neanche una volta. Perché li buttiamo talmente lontani che ora che ritornano... Vabbè, questo era a livello schifo, livello 12. Ora che ritornano sono praticamente morti. È una figata sta cosa. Ok. È veramente, veramente una figata, ragazzi. Che spettacolo. Quello ha fatto la cacca. Bravo. Ok, ti butto su ancora la stamina perché, ragazzo, mi devi diventare una macchina da guerra. Con tutta la fatica che ho fatto per pigliarti...
Mi devi diventare. Guardate, lo buttiamo in acqua. Mamma mia, che spettacolo. Raptor livello 43, anche questo non era malaccio. Guarda là il T-Rex. Guarda là che te l'ho chiamato prima. Allora, ok. Un momento però perché è molto molto vicino alla base. Vediamo intanto di che livello è, oltretutto. Livello 26, non è malaccio, non è granché, ma non è neanche malaccio in fondo. Pigliarlo di qua sarà un bel problema. Mai nella vita l'ho preso. Oh, l'ho preso? L'ho preso? Ma non ci voglio credere, l'ho preso, ragazzi. L'ho preso di qua, porcaccia boia. Che tiro. Adesso l'ho mancato. Già si è scordato di me il maledetto. Anzi, la maledetta perché è una femmina. Non se la piglia ancora. No. Allora, c'è anche un carno lì che rompe le palle. Pericolosamente vicino anche alla mia base, tra l'altro. Allora, intanto che è distratto, però, io non vorrei che. Aio. Che il carno poi mi arrivi qua a rompere le palle. Più che altro è quello il discorso. Allora, facciamo così. Facciamo un attimo fuori il carno, anche perché mi devo fare altri proiettili narcotizzanti, perché ne ho solo 4. Ecco, io ho fatto la cacca. Dall'emozione, ragazzi, ho fatto la cacca. Allora, facciamo così, va. Facciamo una bella cosa. Carno? Signor Carno? Salve. Benvenuto nella mia base. Ok, occhio al T-Rex. Allora, io magari mi andrei a mettere al sicuro il mio Yutiranno. No, un attimo. Ma la mia pecora, scusate. Aia, mi dimentico sempre che sei alto. No, no, aspettate, ma la mia pecora? Ma mi è sparita la pecora! Mark, ma lo fai apposta, eh? Ma veramente lo fai? Che cacchio sta succedendo? Allora, la finisci di far casino che mi fai pigliare gli infarti ogni volta? Ma ti stai un attimo calmo? Cioè, l'avevo tosata per rifarmi i pezzi dell'armatura l'altro giorno e avevo chiuso la porta. Infatti, avete visto che era chiusa, ragazzi. Ed era ancora lì la pecora, e non era scappata. Per cui. Vabbè, grazie Ark che mi fai sparire così le pecore, le bestie. Vabbè, grazie mille, davvero. È troppo, troppo vicino alla base. Ma tipo, se io lo becco da qua, lui non sarà così intelligente da farmi il giro, vero? Perché se lui mi attaccasse da qua dove ho il muro, guardalo che arriva. Guardalo che arriva. Eccolo là. Ok, sono di qua, Ciccio. Bravo, bravo, stai lì, stai lì. Ok, fermo così. Sì, spaccami il muro. Spaccami il muro, bravo, bravo. No, non sei così intelligente, vero? No, no. Io dico di no. Io dico di no. Sì, spaccamelo tutto il muro. Vai, vai che ce la fai. Ti assicuro che ce la fai. Piano piano ce la fai. No, perché non mi deve entrare dentro a attaccare i miei dinosauri, se no mi tocca ucciderlo. Cacchio, quanti proiettili ci vanno per andare giù a sto coso? Vai giù. Vai giù. Dai, addormentati, rompi palle e scappa. Sì, sta scappando. Ok, no, 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 no. No, dove cacchio scappi? Dove cacchio scappi? No, 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 no. Buono, Fuffi. Buono, Fuffi. Buono, Fuffi. Preso ancora. Preso ancora ed è andato giù. Wow. Ok. Stavolta mi è andata leggermente meglio, nel senso che avevo il muro e ovviamente ne ho approfittato. Allora mi serve del narcotico. Aiuto, mi sono incartato. Ok. Allora, il T-Rex ce l'abbiamo. Devo prendere al volo del narcotico. Allora, per sicurezza, però, ridammi questo. Carica anche, ok. Allora, salve T-Rex, come andiamo? Come andiamo? Allora, ti pigli intanto questi narcotici. Vai, prendetene un po' così almeno ti lasciamo bello bello addormentato. Pappateli tutti, così ti facciamo salire il torpore nuovamente fino al massimo. Sei una femmina, femmina di livello 26. Che non sei neanche male, peraltro mi dovrebbe aumentare comunque un po', magari mi arriva anche a livello 30
dopo l'addomesticamento. Lì oltretutto c'è anche un Argentavis. Signor Argentavis, proprio lei mi servirebbe. Ma stanno attaccando. Livello 53. Mia. No, no, aspetta, che quella è mia. Spero che non me la uccidano quei cacchio di lupi rompipalle. Vai che ci pigliamo anche l'Argentavis. No, tigri sono, tigri o lupi? No, mi sa che sono tigri. Devo stare attento a non colpire però l'Argentavis. Ma la devo salvare. Ok, una è qua, è arrivata ad attaccare me, brava. Vieni qua, tigre. 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 Madonna, ok, presa, ok. Occhio, oh, non mi attaccare me che ti ho salvato le chiappe, ciccia. E che cos'è? Mi ringrazi così, ma porca di quella porca. Mancata tantissimo. Aia, oh, arriva qua, Aio, no, cacchio, mi si è rotto. Ma porca miseriaccia, mi si è rotto il fucile. Ma perché? Aio, te le sparo nel culo. A frecce ti colpisco. Non mi interessa, ti piglio lo stesso a frecciate. Dai che ci vai giù. Ma non la piglierò mai così. Oh, è andata giù lo stesso. Che culo, è andata giù lo stesso. Ok, allora, l'Argentavis ce l'abbiamo. Bene, ma va che sfiga che mi si è rotto il fucile. Però io, scusate, sono sfigato a sto gioco, Adesso non per dire, ma io ce l'ho addosso la sfiga, però dai. 58. Ma non è che quella che avevo tirato giù prima che si è risvegliata? Fatemi capire un attimo. Oh, senti, mi piglio questa e vaffan bagno. Aio, mi stai un po' facendo male, Te lo dico francamente. Dai, vai giù. Rompi palle. Aio. Dai che ci cadi. Dai che ci stai per cadere. Presa. E vabbè, dai, ma non mi si può rompere l'arco. Vabbè, ma che sfiga però. Dai, riparalo. E dai. Oh, c'è caduta. Ok. Ah, ma perché non si è addormentata? Oh, sì. Aspetta, ma dorme? Ah, sì. Ammazzo, l'avevo messa malissimo. Ok, ah, finalmente, guardate dove cacchio era finita questa. Allora, vai, pigliati la carne. Ok, oh. Porca di quella porca, oh. Che cavolo di fatica, ragazzi. Che cacchio di fatica però anche oggi. Oh, che figata. Vabbè, dai, è stato abbastanza traumatico, devo dire, anche sto gameplay. Soprattutto per l'incontro col T-Rex Alpha, che lì veramente me la sono fatta addosso. Perché davvero credevo che alla fine venisse a... Ah, ok, vabbè, ti stavo dando il narcotico. A questo punto direi che non serve. Perfetto. E vieni, ciccio. Anzi, ciccia, visto che sei una femminuccia. A questo punto andiamo dove c'è il masso dell'Argentavis, ovvero questo. È anche all'Argentavis, vediamo di darle un bel po' di narcotico. Ok, piano T-Rex, con calma, Con calma che... Sì, vabbè, adesso. Ok che siamo diventati amici, ma non è che mi devi sniffare così le chiappe, Mazza, mi sono girato, c'avevo il muso del T-Rex... dietro e non è una bella cosa, sinceramente. Allora, intanto a te vedo di sellarti. Sei diventato di livello 38, quindi alla fine non è assolutamente male. E questo ci vuole. Ok, questo decisamente, ragazzi, ci voleva. Ma questo è l'Argentavis, quell'altro che avevo addormentato. Perché in realtà io ne ho addormentate due, oltretutto. Eh sì, che era di livello 53, tra l'altro. Ma scusa un attimo, tu hai ancora carne nell'inventario? No, perché quasi quasi a sto punto io me ne piglio due di Argentavis, visto che tanto poi fanno sempre una brutta fine. Quasi quasi averne anche una seconda non è che sia proprio male, Tanto è qua, alla fine sta dormendo. Che era la prima che avevo trovato e che poi mi ero perso, ragazzi, non l'avevo più assolutamente trovata. E anche lei comunque mi aumenta di 26 livelli, l'abbiamo tra l'altro anche già tamata perché ha una fame della madonna. Perché qua da un bel po' io non l'avevo più trovata, alla fine ho trovato quell'altra che era di livello superiore. Quindi ho detto, vabbè, sai che c'è sti cavoli, mi tamo quell'altra che è anche di livello più alto. E alla fine eccola qua. Oh, questa si è tamata? Ma si è tamata? Oh, sì, si è tamata. Aspetta un po', allora... buttiamoci su un po' la salute. Ok. Aio. Questo livello 79 ed è un maschio.
Ok, bene, bene. Allora, tu seguimi, andiamo dall'altro Argentavis. Vediamo, Achillosauro, non ti sei incazzato che ti ho ucciso il cugino, no? Ah, speriamo di no. Ok, è arrivato pure il nebbione, come quello di Milano a novembre. Allora, questa è ancora qua che dorme. Ammazza quanto impiega questa qua a tamarsi, eh. Ok, grazie. Allora, sella. Vai. Oh, perfetto. Ah, che bello ritornare a volare con un Argentavis. Ma mi segui il T-Rex? Ah, sì, mi sa di sì, è vero, vero, vero. Aspetta, aspetta, aspetta. Ta fermo, ta fermo. Oh, me l'ho dimenticato. Mi ero dimenticato che mi vuoi tanto. Che cacchio succede? Che cacchio succede? Ah, ok, il mio lupo ha massacrato una cacchio di tigre che era arrivata qua. Ok. Era arrivata una tigre a rompere le palle, ma per fortuna che il mio lupo l'ha legnata a dovere. Bene, bene. Oh, cacchio, un altro T-Rex. Ma porco boia, adesso che non mi serve. Arrivi T-Rex proprio dove sto tamando. Dove sto tamando l'aquila. No, vabbè, ma sei un rompipalle, però, eh. Sì, solo che io come faccio a tirarlo giù? Mo' c'ho solo l'arco. C'ho solo l'arco, peraltro, con una freccia. Sarà un po' dura tirarlo giù così, eh. Sarà veramente un po' dura. Cioè, adesso mi butti fuori tutti i T-Rex di sto mondo. Fino a ieri li ho cercati e non c'erano. E mo' arrivano tutti i T-Rex. Tira. Oh cacchio, è un alfa! Oh cacchio, è l'alfa! No, dai, è arrivato fino a qua l'alfa. No, vabbè, ma io non ci voglio credere. No, 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 io non ci voglio credere. No, questo lo devo uccidere da qua. No, 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 ok, questo lo devo uccidere da qua per forza. Se l'alfa mi arriva in base, se l'alfa mi arriva in base, mi fa un cacchio di disastro. Ok, niente, tu ti devo uccidere così. Sì, non. No, 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 no! No, stai ferma! Stai ferma! Stai ferma, per amor di Dio, stai ferma. Mi ero dimenticato che questo attacco è il mio obiettivo. Stai ferma. Fermati qua. Ok. No, no. Postura neutrale, ok. T-Rexino? Argentavis, se mi fai passare cortesemente. Dai che là c'è l'altra mia aquila. Dai che là c'è l'altra mia aquila. Riesco a dirgli di... No, stai ferma! Stai... Vieni qua, vieni qua. Ma porca di quella porca. Allora, fermati. Ok, con calma, con calma. Sì, lo so, mi sto un attimino agitando, ma come potete vedere... Ok, fermati. Ok. Là c'è la mia aquila, riuscirò a dirle di seguirmi. Chissà se arriva. Seguimi. Oh, arriva. Ok. Vieni, 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 vieni. Veloce, 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 veloce. Ok. E adesso. Stai ferma. Fermati qua. Oh, brava, brava. Ok, aspetta che non mi attacchi il mio obiettivo. No, infatti. Allora, no. Neutrale. Ok. Non ho capito con chi se la sta prendendo il T-Rex Alpha, ma lo devo necessariamente uccidere, ragazzi. Guardalo! Guardalo come è incazzato! Mamma mia, come cacchio si è incazzato! Non so se ce la faccio a ucciderlo, ragazzi, non lo so davvero, Cioè, questo qua è veramente incazzato con l'universo. Cioè, ma anche tu, Ark, però non mi puoi far spawnare. Sì, è ferito, ok, lo sto uccidendo. Ok, lo sto uccidendo. Vieni qua, T-Rex, vieni qua. Non mi far cascare di sotto. È che di qua gli sto facendo poco. Oh, occhio però, eh. Vai, vai che l'abbiamo buttato giù, vai che l'abbiamo buttato giù. Ma ci muori. Dai, 6 colpi. Ok, speriamo di riuscire a ucciderlo. Dai, dai. Oh, un colpo. Ragazzi, mi era rimasto un cacchio di colpo. Se non lo uccidevo, ero nella cacca più totale. Perché mi era rimasto solo un colpo nel fucile. Sì, vabbè, però Ark. Sì, però Ark. Cioè, oggi l'alfa me lo volevi fare incontrare a tutti i costi. E l'abbiamo visto dall'altra parte della montagna, l'immortacci. Oddio, come sei morto! Come cacchio sei morto?
Mamma mia. Buh. Che senso. Allora, ok, andiamoci a prendere un po' di pelle, un po' di aceto, un po' di carne. Tutta carne cruda pregiata mi ha preso? Seriamente? Orco boia, oh. Ma perché stai attaccando questo? Non l'ho capito. Ah no, ma non è il mio Argentavis. Cavolo, pensavo fosse il mio. Abbiamo preso un nuovo T-Rex, abbiamo preso due Argentavis, siamo tornati sani e salvi con lo Yutiranno e infine, ragazzi, abbiamo pure ucciso un T-Rex alfa. Mamma mia. Tra l'altro con un culo veramente imbarazzante perché alla fine siamo rimasti con un solo colpo del fucile, quindi l'abbiamo ucciso col penultimo colpo. Guardate, sono rimasto ancora qua con un singolo colpo di fucile. Che fortuna e dire poco. Io qua già fatti non ne avevo, perché ho solo i proiettili, questi qua semplici, e quindi me li devo fare. Però vabbè, adesso li andremo poi a fare e ne posso fare uno. Mi serve anche dell'altro metallo, oltretutto. Va bene. Va bene, ragazzi. Comunque, io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay. Mamma mia, che spettacolo! Dedicato a Dark Survival Evolved. Mi raccomando, voi non vi scordate un bel po' di like, condividete e naturalmente commentate. Detto questo, io vi saluto e noi ci ribecchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!